Yanderelle, 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 tutte velociucciu! Buongiorno e buonasera dal vostro Azzurrito, ragazzi e ragazze, ed eccoci con questo nuovo episodio di Guad Noir. Non vi preoccupate, non ho sbagliato a caricare video. Si inizia in questa maniera perché voglio innanzitutto mostrarvi i due bad end del titolo. Iniziamo con il primo. Cosa succederà? Ah, sono alquanto deluso. Ora, che sapore avrà mai la carne di strega? No! E invece sì. Sto cominciando a invidiare i date. Voglio assaggiare anch'io la carne di Guad Noir. Aiutami, Samikichi, tanto inutile. Quello squalo è già morto. Oddio, incomincia un po' a rattristarmi questo finale, a causa della musichetta. Povera Guad Noir. Bad End 1, mostro marino. Ah ah, non è malaccio. Cavolo, hai anche da ridire! Ha sputato sul piatto? Da dove ha mangiato? I dati, se fossi stato al posto tu, altro che la manciata di carne! Capisci a me? Avrei più fatto la tattica alla Sal. Lo so, sono un grandissimo stronzo. Per ottenere quest'altro bad end, basta andare ad inseguire Samikichi per aiutarlo da Sal. Non posso lasciarlo. Arrivo! Andiamoci tutti quanti a farci ammazzare, a quanto pare, per essere un wrong end. Cosa accadrà? Oddio, ma dove siamo? Samikichi, dove cavolo ci hai fatto finire? Mannaggia a te che ti sei fatto prendere da Sam. Tutto nero. Credo proprio che era una trappola. Non è che adesso appare Sal all'improvviso e ammazza Guad Noir? Come? Lo incontrerai molto presto. Cosa cacchio sto assistendo? Perché ha ammazzato Dolphin Memoga? Ma è stato posseduto da Sal, per caso? Ecco, infatti. Oh mamma, sta sputando sangue! È stata trafitta nello stomaco! Però almeno questo wrong end rispetto all'altro è molto più lungo. Non respiro, lasciami, Fukami. Mi fai male, ehi. Ma è stato posseduto, ho capito bene, da Sal. Fukami, vuoi fare tu lo yanderello, fammi capire. Mamma mia, che morte lenta e dolorosa. Oddio! Si è ripreso! Oddio, la squarciagola!
uscito fuori l'intestino. Sono rimasta a bocca aperta. Sono stato io a farti questo. Eccolo qui a questo stronzo. Ehi, ti sei divertito? Tu bastardo. E cos'è quel broncio? Non è quello che hai sempre voluto? Ti sbagli. Tu sei uno di noi. Benvenuto nel Mar della Morte. Uno di noi. Ma... tradimento. L'ho sempre saputo. Sapete che adesso... voglio di takoyaki, però con fukami, tutto bello tagliuzzato. Non me lo sarei mai aspettato che lui sarebbe stato capace di ciò, addirittura di tradire. Che cacchio di wrongend malatissimo, poi Madonara proprio tutta squartata intera con l'intestino fuori. Mamma mia, mamma mia. Cosa abbiamo assistito? Non lo si immagina adesso con i finali che andremo ad assistere? Eh sì, perché non è finita qua. Iniziamo a vedere i finali normali. Pronti? Via! Forza, hop hop! Voglio vedere che cacchio ha perso tutto questo sangue. Avrà avuto un bel ciclo molto molto potente. Che cosa? Tutto questo sangue di Samikishi? Ah no no! Allora avevo intuito giusto della principessa cattiva. È rimasta ferita nello scontro? Ah, principessa Mikotsu, non siete stata di alcun aiuto. Ma ehi, va tutto bene. Non vi infangherò per questo. Sale, stronzo, anche con la principessa. Cavolo, è ferito Samikishi. E là, Wada Nohara, finalmente sei arrivata. Per lo stupro? Era tutto perfetto, nonostante tutto. Il varco è ancora aperto, tuttavia il destino del mare è ormai deciso. Ehi, mica male come risultato! Io ti fermerò. Oh, vuoi fare la stessa fine del Sommo Mago? E brava la mia Wada Nohara! Salo subito con le confidenze tu, eh? Bene, allora fallo. Peccato che lei non conosce l'incantesimo. Infatti... mi ha detto un mio iscritto, Shiny Death, di non combattere mai, ma sempre difendersi. Proviamo, chissà cosa potrebbe accadere. Bene, bene, vuoi uccidermi? Provaci, mia cara Wada Nohara. Che cosa? Ammazzami, Wada Nohara! Ah, sono al limite! Salva, mica ti stai eccitando! Stai aspettando che Wada Nohara vada a posare le sue dolci manine sul tuo corpo? Invece no! Mi faccio desiderare! Sal, diventa una pozza di sangue! Che cosa? Sì, sì, fantastico! Hai paura? Sal, ma lo sai che non ti stiamo attaccando minimamente? Sì, così. Ok, qualcuno mi spiega cosa cazzo è successo? Sal, ma scusami, sei morto dalla troppa emozione? Stavi aspettando quelle magiche mani di fata che alla fin fine non sono giunte sul tuo corpo? Come funziona?
Niente male. Non credo che comunque il gioco sarebbe finito in questa maniera col combattimento. Attaccando oppure difendersi, dovevano passare tot turni. Ah, possiamo muoverci. Io salvo un attimo, non si sa mai. Interagisco un attimo con Samikishi. Samikishi, non lasciarmi, Samikishi. Allora, cosa farei, Watanuara? Sia il mare che quello squalo sono ormai spacciati. Vieni con me, salverò lui e il tuo prezioso mare. Però è molto convincente. Io ti amo davvero, è la pura verità. Se verrai con me mi arrenderò, te lo giuro. Inoltre lo squalo sarà salvo, dipende tutto dalla tua scelta, allora? Oh no, non mi dite che adesso accetta. Fidati di Sal, unica scelta possibile! Fidiamoci di uno stronzo stupratore bianco! Con gli occhi rossi e facciamolo! Verrò con te, Sal. Brava, cogliona, brava! Buon divertimento con lui! Che cosa? Ti ho presa. Non bisognava fidarsi di lui. Che cosa ha fatto? Sei mia? Wadanoara, Wadanoara! Che peccato, squalo? Wadanoara è tutta mia, nel senso dei sensi. Non preoccuparti, piccola. Fra qualche istante sarò io il tuo unico pensiero. La prima volta per Wada? Di solito ci sono alcune ragazze che, quando perdono la propria verginità verso un ragazzo, si affezionano molto verso quest'ultimo. Ehi, Wadanoara, ti manderò in estasi! E vai con il rape! Il mio modo di amare. Ah, ovviamente è tutto censurato, non possiamo assistere a nulla, peccato. Ah, che brutta sta musichetta! Sono felice, Wadanoara. Felice di averti mia. Sì, raga, se non l'avete ancora capito, Sara la sta stuprando. Veramente. Che bello che Samikishi rimane lì, immobile, inerme. Mamma mia, sicuramente sia Wadanoara che Samikishi staranno soffrendo molto. Sì, Samikishi perché non può proteggere la ragazza che ama. Ma a parte gli scherzi, a me il rape mi ha sempre fatto incazzare molto. Infatti pure negli hentai non mi è mai piaciuto il rape, sinceramente. Sono sempre per la ragazza consenziente. Abbiamo finito, Sal? Ah, che è queste macchioline bianche? È venuto? Che cosa è successo? Oh sì, ancora. Ah, forse era la penetrazione quella. Basta, basta. Questo ianderello finalmente si sta sfogando nei suoi modi più malati, più perversi. Poverina, spero che si riprenderà il prima possibile la piccolina. Ehi, sveglia! Ah, ci è andato il buongiorno, Sal, buongiorno! Com'è andata allora con il rape di ieri sera? Tutto bene, mica avete sporcato a terra? Oh, vedo che sai parlare. Dove è Wadanoara? Calmati su, la incontrerai presto. Meno male, ancora viva, ci mancherebbe pure. Lei muore dalla voglia di vederti. Ah, pure. Strano che Sal accetti di farcela incontrare.
Lo so, scusa, volevo ucciderti, sono andato un po' oltre. Come allegro, Sal. Lassù. Wadanohara, come va? Tutto bene? C'è il tuo amato qui. Ops. Ha cambiato abbigliamento. Il rosso va di moda, sapete? Io già ho visto fin troppo rosso ultimamente. Poi anche lei con sto rosso. Ammetto però che il rosso le dono. Pure i guanti, mamma mia, quante gnocca così. Però c'è qualcosa che non va. Quel sorrisetto da cattivella. Buondì, Samikishi. Buondì, Madonna, com'è stata l'esperienza di ieri? L'avevo detto io. Ha preso la virginità con Sal, si è affezionata a lui. Hanno poi fatto tutta la notte e lei si è convertita al male. Ammetto però che ispira molto sesso violento Wadanohara in queste condizioni. Mi piacerebbe incontrarla così. Samikishi, non essere scortese. Sale mi ha insegnato una cosa. Ma Wadanohara, cosa ti ha insegnato? In questa notte di fuoco? Io preferisco non saperlo. E non dirlo perché tengo un'utenza minorenne. Sì, avevo torto. Cosa? Vedi, questo mondo fu concepito per rimanere così. Sale mi ha mostrato la retta via. Cazzo, ma si darà alla pazza gioia tutte le notti con sto Sal. Beata a lui! E anche io sono nata per questo. Ah, per fare la zocco. Volevo dire per fare... quella di facili costumi? Però... Perché sei triste? Come perché sei triste? È diventata un'altra persona, eppure io sono così felice. Vero, Sal? Già! Dai, Samikishi, ridi. Ragazzi, ridiamo tutti quanti insieme. Oddio. Mamma, che brutta fine che ha fatto Wadanohara, ma non solo lei, ma pure Samikishi, che mo sarà costretto a vivere in queste condizioni nel vedere la propria amata che è passata al male. E poi ovviamente che si divertirà tutte le notti con Sal. Mamma mia, mamma mia. Veramente un finale molto molto inaspettato. Ma adesso non vi preoccupate perché voglio farvi vedere anche l'altro. Insegnami quello che ti ha insegnato Sal! Perché voglio mettere in confronto le mie conoscenze. Non è nulla di quello che state pensando. È soltanto la cultura che voglio apprendere e far apprendere. Cazzo, sono veramente come Sal. Oh, finalmente ci sta la seconda scelta. Non fidarti di Sal, che è anche quella più ovvia. Si scusa pure. Ah, capisco, che peccato. Beh, credo di poter accettare la cosa. Sal che accetta la friendzone? Mi sembra troppo strano. Ecco, sta escogitando qualcosa, ma cosa? Sarebbe un peccato ritirarmi senza fare nulla. Oh no, e te pareva che ha fatto, mo? E cavolo, il gran finale. Vi è piaciuto? No! Che grandissimo pezzo di merda.
e se ne va. Samekichi, rispondimi. Samekichi! Ehi, sta morendo. No, non è che adesso ci saranno tanti fils e piangeremo tutti quanti insieme? Il nostro mondo verrà distrutto ed io non posso fare niente per evitarlo. Non è che adesso si sacrifica come ha fatto il padre. Si sacrifica come il padre, ok? No, veramente, che finale triste. WTF, ha cambiato abbigliamento ancora? Sì, è la cosa migliore da fare. Mamma, quanto è bella! Tiene pure l'orecchino, vedo qua. Io proteggerò il regno marino. È lo stesso abito del padre. Ammetto che però, pure in questa versione, è proprio gnocca. Belle quelle treccine. Samekichi, perdonami, non potrò stare al tuo fianco. No, ma che finale di merda. Il tempo passò e la pace ritornò nel mare. Tutto tornò come prima. Ma si sa, nel mare niente è inalterabile. Lei non fece più ritorno. Credo che Samekichi non l'abbia presa bene. Oh, stanno piangendo. No. Povera Dolphy. No, ragazzi, mi è venuto il magone. Cavolo, se loro stanno messi così, figuriamoci Samekichi. Che poi, se ho capito bene, ha perso pure l'occhio destro. Sto sal di merda. Ecco qua il polpone. Che fa? Cerca di consolare lo squalo? Grazie polpo, diretto come sempre. Mamma, l'amore fa male a volte.
aspettate un attimo. Oddio, si è tuffato nel mare. No, si è suicidato! No, aspetta, ma come... No, ma non credo. Come fa uno squalo ad affogare sott'acqua? Non avrebbe senso. Però non so, qualcosa mi dice che abbia compiuto un suicidio. Boh, raga, magari mi sbaglio, però... Tutto può essere. Perfetto, ragazzi e ragazze, ed è a questo punto che concludo questo episodio. Spero che vi sia piaciuto. Nel prossimo vedremo il true end, il finale autentico. Spero che vi sia piaciuto. Se volete commentate al riguardo, specialmente sul magico normal end con Wada Noir che diventa tutta rossa, piperita, piccantina. È diventata una birbantella Wada Noir. Non l'avrei mai detto, però a me stuzzica molto in questa versione. Wada Noir vestita così è proprio una grande gnocca da stuprare. Perché per me questo è amare. Io lo faccio con amore, lo stupro, sappiatelo. Alla prossima, ragazzi e ragazze! Bye bye! Sperate che poi qualcuno capisca che sto scherzando. No, perché c'è sta gente che ci crede veramente a quello che dico. No, lo voglio precisare in questo video, sennò poi vado in galera senza aver fatto nulla. Sapete com'è? Il 2D? Sì. Il 3D? Ovviamente no. Bye bye!